Salve ragazzi, eccoci qui in quest'ultimo episodio del nostro viaggio in Cina, l'ultimo giorno dei 5 che partecipiamo in questo viaggio. Abbiamo 5 giorni, avevamo scelto, abbiamo pagato 5 giorni e 5 giorni ci siamo fatti. Bene, la nostra sim ha quasi finito di dormire, infatti fino a poco vedremo che uscirà dalla sua tenda. Ok, vediamo un po'. Eccola qua, infatti, è appena uscita. E ok, possiamo riprenderci, metti nell'inventario la tenda, ok? Con la semplice mano abbiamo preso tutto con la mano. E intanto sono le 2:35, è abbastanza presto. E nel momento andiamo un po' a pescare. Sì, noi continuiamo a pescare. La cosa più importante al momento è pescare, perché non siamo ancora riusciti a fare l'obiettivo. Perché non siamo riusciti a fare l'obiettivo? Il perché... perché la nostra sim aveva le abilità di pesca troppo basse. Avevamo più o meno 2, adesso siamo a 6, quasi 7. Cerchiamo di dare il nostro meglio. Intanto la nostra sim, ciò che vuole fare la nostra Francesca è proprio battere qualcun altro. E batteremo qualcun altro. Batteremo a tutti i costi, cercheremo di batterlo. Battere chi è? Perché ci facciamo 1250. Ricordiamoci, la nostra sim ha comunque le arti marziali massimizzate. Ma comunque ci troviamo a combattere contro persone che sono di origine cinese, quindi è, diciamo, è loro abitudine, è una cosa normale combattere. Quindi dobbiamo dare del nostro meglio. Loro conoscono tutti i trucchi, noi abbiamo le abilità però per farlo. Abbiamo le abilità per vincere, i loro trucchi non basteranno, non basteranno. Intanto cerchiamo di migliorare la nostra pesca, il nostro rilassamento pescoso. Ok, addirittura la nostra Francesca ha buone possibilità di prendere nuovi tipi di pesci, forse vai a gettare l'amo. Ok, vediamo un po' da quest'altra parte se riusciamo a pescare il tancio mai. Se non mi sbaglio era proprio qui che potevamo pescarlo. Eccolo qua, il tancio koi, ragazzi, possiamo pescarlo. Andiamo subito, pesca. Ok, adesso possiamo. Oh, ci vuole addirittura il livello 7 di pesca per il tancio koi, questo non lo sapevo. Beh, penso che sarà la volta buona. Ok, il primo tancio che hai preso. Ok, ce ne servono altri 2. Tanto ci facciamo anche l'abilità a questo punto. Ci facciamo la missione. Ok, dai, un altro po', giusto altri 2. Poi naturalmente quando aumentiamo la nostra abilità possiamo prendere il pesce dragone, una cosa simile. Ok, la tua vacanza finisce fra 12 ore. Vabbè, non ce ne andiamo finché non li peschiamo qui. Vabbè, questo si può togliere, non ci interessa più. Voglio solamente prendere questi altri 2 tancio koi. Mi sembra che non l'abbiamo preso. Ok, è l'obiettivo della nostra vita. Non voglio combattere nessuno. L'importante adesso è prendere il tancio koi. Ok, l'abbiamo preso? No. E vabbè, cerchiamo di fare il nostro meglio. Intanto ha fame, si mangia una piccola mela e ritorni a pescare. Ok, mangia la mela, mangia. Anche se era meglio il cibo liofilizzato comunque. Dai, dai, un po', dai. Poco. Ci serve poco, altri 2, solo 2 ce ne vogliono. 2. Conosci 2, il numero 2. Ok, andiamo avanti, vediamo un po'. La nostra sim comunque ha molte difficoltà. Ok, adesso è difficile prendere il tancio koi. Ok, tanto per aumentare l'abilità. Ok, ragazzi, 2 addirittura, 1 kg e vale 20 leon. Dai, ce ne manca solo un altro, non ce ne interessa dell'igiene bassissima, intanto vediamo la puzza della nostra sim. Ok, no, fail. Vabbè, ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Un po' di impegno e ce la possiamo fare. Sì, non ci interessa che abbiamo fame, abbiamo sonno, dobbiamo pescare il tancio koi. Un altro fail, intanto un po' di cibo liofilizzato, dopo. Dai, la nostra sim addirittura stanca, wow. Sì, vabbè, effettivamente sono 16 ore. E vai, porta il pesce, dai, fermati. Ok, lascia la canna, mangia un boccone e portiamo il pesce a questo tizio.
dai, giusto per fare qualcosa. Poi naturalmente in Cina ritorneremo, perché è la nostra meta più desiderata nella prima stagione. Infatti abbiamo fatto vari viaggi, tranne uno in Francia. Però ciò che ci de desideriamo un po' più andare è in Cina, anche perché ci stiamo sviluppando abbastanza bene qui. Ok, vediamo intanto. Ok, torna a casa per sfruttare l'opportunità. Ok. Pace a te, i pesci sono davvero splendidi e faranno un figurone nel giardino dei sapienti in città. Grazie mille. 15 punti di vista, 750 simoleon e 10 monete antiche. Perfetto, direi. Intanto ci facciamo una piccola doccia. Ok, ce le abbiamo ancora quelle belle docce? Mi pare di sì, ne ho comprate abbastanza. Usiamole. Ok, sì, vabbè, non fa niente che puzziamo. Vediamo se abbiamo un po' di tempo e non siamo stanchi, non ce la facciamo. Beh, a questo punto cosa fare? Non possiamo fare nulla di granché. Penso che possiamo togliere di nuovo battere questo. Infatti, vabbè, giochiamo un po' con la magia, giusto per far passare il tempo. Ok, vediamo un po' la nostra sim. Comunque non mi ricordo a che livello era arrivato. Ma comunque la magia è una cosa che le piaceva. Ok, vediamo anche di aumentare. Anche se è una strega che più che altro non ha molto sviluppato le sue abilità. Ok, intanto il nostro viaggio sta quasi per finire. Fra poco ritorneremo a casa. Mancano poche ore. Facciamo qualcosa. Ok, continuo a giocare un po' con la magia. La vacanza finirà fra un'ora. Va benissimo. Abbiamo fatto tutto ciò che volevamo fare. La nostra sim si è presa una bella pausa dopo il suo divorzio, come possiamo ben vedere, e finalmente ha schiarito un po' le sue idee. Intanto il viaggio è finito, questa fase dell'avventura è terminata. In Cina avrai molte altre avventure da affrontare. Torna a casa, riposati, racconta le avventure che hai vissuto e poi torna in Cina per affrontare un nuovo di nuovo l'ignoto. Ma certo, accettiamo ciò. Ragazzi, allora è finito anche quest'altro episodio, penso sia durato davvero pochissimo, ma ogni tanto capitano anche le parti, gli episodi che durano davvero poco. Ragazzi, cioè, lo ammetto, escono anche video lunghissimi di 40 minuti e ogni tanto può anche capitare che ne esce uno abbastanza breve. Intanto, io direi che per questo video è tutto, ci possiamo vedere al prossimo, arrivederci!